Ciao ragazze, bentornate nel canale. Allora, in questo video, che sarà una breve review, volevo parlarvi del mascara Shock di Collistar, curva e volume non stop. Allora, è un mascara che si trovava anche all'interno delle confezioni natalizie e che quindi ho regalato in una pochette della P4 e che poi comunque mi sono comprata perché mi interessava moltissimo capire se poteva essere una buona alternativa al mascara che uso normalmente. Allora, cosa cerco io in un mascara? Intanto che sappia dividere perfettamente le ciglia e poi naturalmente che possegga l'effetto allungamento, cioè che le allunghi il più possibile, sempre naturalmente lasciando una buona curvatura. Allora, questo mascara, secondo appunto gli intenti dell'azienda, dovrebbe in un unico gesto allungare le ciglia, renderle più voluminose e curvarle perfettamente verso l'alto. La durata in teoria dovrebbe essere di circa tutto il giorno. Allora, in più dovrebbe anche proteggerle e renderle appunto più rinforzate. Che dire, all'interno, l'azienda. All'interno della formulazione ha inserito anche un particolare complesso che dovrebbe conferire volume e elasticità anche alle ciglia e dovrebbe dare anche una sorta di effetto lacca senza però renderle troppo rigide. E, allora, la particolarità di questo mascara è anche che ha lo scovolino fatto in questo modo, cioè è leggermente, vedete, ad arco, mentre le setole sono leggermente più corte alle estremità e leggermente più lunghe al centro, ma non molto, sempre molto limitato il discorso. Allora, la struttura del prodotto è abbastanza è morbida ed è arricchita, cioè sembra leggermente arricchito da quelle che noi chiamiamo fibre, poi in realtà, insomma, non si sa chimicamente di preciso cosa siano. Allora, come mi sono trovata? L'effetto rinforzante e laccato c'è l'effetto allungamento ed è molto buono. L'unica cosa è che c'è un leggero effetto di appiccicamento delle ciglia, perché ovviamente essendo dopo l'applicazione del prodotto un pochino più grosse, tendono ad appiccicarsi, soprattutto se ne avete, appunto, se non sono molto rade. Allora, come ho risolto io la questione? Allora, con un fondotinta, scusatemi, con un mascara leggermente più usato e quindi con meno prodotto all'interno, prima passo una sola volta però le ciglia, in modo da avere una piccola base, in modo che siano un pochino più forti. Poi, successivamente, do una o due passate di questo mascara Shock, che le arricchisce, però appunto, essendo già divise, appunto non le appiccica. Ho provato anche con il piegaciglia, anche se in realtà non lo uso mai, perché non mi piace proprio, non so, mi fa un po' di senso, non l'ho mai usato. Però ecco, non è la stessa cosa, perché il piegaciglia le distanzia solo, però non le rende più laccate e quindi tendono comunque poi ad avvicinarsi. Io uso appunto un vecchio mascara in modo che si dividano e poi uso come prodotto questo qui. Allora, sentite questo rumore perché vi mostro ancora una volta lo scovolino che uso io per dividere le ciglia ed è questo Telescopic Clean Definition della L'Oreal che ho usato per anni finché l'ho trovato. Questo qui aveva questo scovolino, che sono dei dentini, dei piccoli dentini, tutti regolari, di silicone, di una materia gommosa comunque, che divide le ciglia in maniera meravigliosa. Quindi io uso questo, che è praticamente quasi esaurito, per dividerle e laccarle leggermente e poi vado col prodotto nuovo che è questo. Io mi sono trovata molto bene. Ecco, se dovete fare un acquisto, credo di potervi consigliare questo. Fatemi sapere però quello che ne pensate, perché appunto sono sempre alla ricerca anche di mascara più appunto che diano risultati migliori. Con questo, vi mando un bacio.
E saluto con un grande abbraccio anche tutte le nuove iscritte, perché più siamo, chiaramente, meglio è. Un bacio a tutte e ancora auguri di buone feste, perché domani è l'Epifania. Ciao ragazze!